Buongiorno, siamo con Edoardo Piva, amministratore delegato di Micasa Service Apartment e vicepresidente di Rescasa Lombardia. Buongiorno. Buongiorno. Può descriverci gli ultimi investimenti di Micasa in ambito ricettivo e spazi uffici? Sì, certamente. A seguito del periodo lockdown e Covid, l'azienda ha volutamente spinto sul rinnovamento, intervenendo su una cinquantina di appartamenti in due delle nostre strutture. Questi appartamenti sono stati interessati da lavori su tutta la parte impiantistica, utilizzando tecnologie di ultima generazione a forte risparmio energetico, e sono state dotate di sistemi di controllo remoto, sia in ambito domotico, e quindi per risparmio dei consumi energetici, che sul fronte dell'automazione degli accessi. In ambito invece spazi di lavoro, abbiamo sviluppato nell'arco del 2022 una prima struttura a service office, quindi declinando il concetto di unità con servizi dall'ambito ricettivo appartamento all'ambito lavorativo. Abbiamo sviluppato appunto un'offerta di poco meno di 1.000 metri in zona Cordusio a Milano, integrando un immobile di proprietà destinato prevalentemente all'ufficio multipiano, con appunto un'offerta service office, quindi uffici singoli, completi di tutto, dall'arredo alla connettività internet. Da noi poi mantenuti e gestiti in ogni aspetto operativo, e destinati evidentemente alla clientela business. Lo stesso immobile accoglie peraltro una location eventi per eventi aziendali e conferenze fino a 90 persone, che lavora appunto in modo sinergico sia alla parte di recettività che agli uffici. Quali sono i programmi futuri del gruppo? Abbiamo attualmente in pipeline due progetti per oltre 2 milioni di investimento. In particolare su Milano abbiamo in programma lo sviluppo di altri 600 metri a service office, sempre in zona centrale. E invece su Como stiamo lavorando ad un cantiere che inizierà nel 2024 per 36 unità ricettive, con un mix use, con spazi comunque ad uso ufficio per i nostri ospiti. Sarà un progetto fortemente orientato alla sostenibilità integrata, in particolare alla componente ambientale e alla componente sociale, quindi con soluzioni a supporto anche di ospiti disabili, in particolare persone con problemi di vista e di mobilità. Grazie. Grazie a lei.